Il live action La Bella e la Bestia, targato Disney, dopo una lunghissima attesa è finalmente sbarcato nelle sale. In Italia il lungometraggio è arrivato il 16 marzo, ma è negli Stati Uniti, soprattutto dove è uscito il 17 marzo, che la pellicola sta stracciando ogni record. Nel primo weekend di programmazione, il film, distribuito in circa 4.210 sale cinematografiche in Nord America, ha guadagnato oltreoceano 170 milioni di dollari, circa 160 milioni di euro, facendo registrare alla Disney diversi record. Nel mondo delle pellicole classificate come per bambini accompagnati da adulti, i cosiddetti PG movies, ormai veri e propri punti di riferimento nel mondo della raccolta dati, La Bella e la Bestia si qualifica infatti come il miglior debutto di sempre, sia negli Stati Uniti che all'estero, dove nel primo weekend di programmazione ha guadagnato circa 180 milioni di dollari. La pellicola supera dunque il record di Alla ricerca di Dory dello scorso anno, 135 milioni di dollari, e anche quello di Batman contro Superman, of Justice, 166 milioni di dollari, diventando automaticamente anche il miglior debutto di sempre nel mese di marzo. Senza scendere troppo nei dettagli, negli Stati Uniti La Bella e la Bestia è il settimo miglior debutto domestico di sempre. Sicuramente si tratta del miglior opening dai tempi di Capitan America Civil War, 177 milioni di dollari, arrivato nelle sale circa un anno fa. In Italia la pellicola ha incassato invece 7,2 milioni di euro, mentre in tutto il mondo è arrivato a circa 350 milioni di dollari.